Oggi è giorno dell'acerbiata, non so se si vede. Beh, metterò poi l'immagine qua perché questa virtual camera è un po' pessima, ma piano piano tutto verrà aggiornato. Quando arrivano i fondi e il budget, li spendo per prendere una bella videocamera. E quindi vedrete meglio le immagini. Quindi oggi abbiamo l'energia della cerbiatta e vi spiego perché non ho fatto pubblicità a questa pratica condivisa, per cui sono ancora in registrazione da sola, perché a parte gli audio che ho dovuto sistemare tutti i giorni scorsi, che mi hanno preso un po' tanto tempo, ieri è successa una cosa bellissima. Avuto, scusami, Ele, se ti disturbo, ma devi farti vedere. Chi è che mi sta facendo compagnia? È appena arrivata in casa questa splendida gattina che si chiama Miele, che adesso mi sembra che sta crollando dal sonno perché l'ho presa su, ma sta ancora dormendo. Amore, e lei sta qua sempre vicino a me. E quindi scusami, ti faccio tornare a dormire. Stai pure qua, ma dovevo presentarti. E per capire perché la lezione di oggi è stata un po' improvvisata, sarà un po' improvvisata, ma perché come non accogliere questo gattino nella nostra casa? Benissimo, partiamo. È mattina, quindi la mia voce si sveglia con voi, con la vostra, e vi vado a leggere un paio di brani dall'energia della cerbiatta, sempre dal nostro libro L'oracolo dei druidi, perché voglio che questa energia sia l'energia che guida questa giornata e il nostro intento per oggi. Incarna l'energia di sottigliezza, grazia e femminilità. Ci porta la gentilezza e la grazia del principio femminile. Che tu sia maschio o femmina, apriti alle qualità della cerbiatta per raggiungere un livello superiore di finezza, grazia ed eleganza, nel senso migliore possibile di questi termini. Il cervo e la cerbiatta bianca, in particolare, ci chiama all'altro mondo, dal regno delle fate, e ci invita a guardare oltre il materiale, oltre le cose superficiali della vita, verso il cuore delle cose, verso il regno delle cause piuttosto che quello degli effetti. Sospesa nella luce del sole o della luna, Eilid ci invita ad iniziare l'esplorazione dell'altro mondo, della dimensione spirituale della vita. Ma può anche avvertirti di non metterti troppo da parte. Forse anche anziché adattarti come un camaleonte alle richieste e alle aspettative che percepisci da chi ti sta attorno, dovresti diventare più assertiva. Devi anche stare attenta a non preoccuparti troppo dell'altro mondo. La nostra vita psichica ha le sue stagioni e a volte è favorevole e salutare esplorare i misteri più profondi. Ma altre volte è importante focalizzare la propria attenzione sulla vita di tutti i giorni. Per questa ragione ho pensato che nella pratica vocale di oggi ci concentreremo su questi suoni che emergono sottili e graziosi dall'altro mondo. Dal mondo sottile, dall'energia centrata anche del cuore, e che vanno a prendere forza e forma in quello che è la nostra concretezza, il nostro oggi. Adesso anche Miele si è svegliata, magari farà pratica con noi. Per cominciare, direi che beh, insomma, è bello che porteremo la magia qua assieme, però così non ti fai vedere, sembra invisibile. Adesso Miele è nell'altro mondo, forse sì.
è invisibile. È la nostra gattina magica. E come inizio? Facciamo comunque un po' di esercizio di breathwork, perché il respiro è sempre la nostra base, così che noi arriviamo tutti qua e risvegliamo quello che ci serve per andare poi a produrre i suoni in tutta tranquillità. Allora, nella registrazione potrò mettervi un po' di ritmo, però al momento proverò a fare la respirazione con voi e quindi conterò inspirando 4, espirando 4, per entrare più in profondità. A un certo punto cambieremo e faremo inspirazione 4, espirazione 8, per poi passare alla ritenzione del respiro. Prima di tutto a vuoto, cioè polmoni vuoti, dopo l'espirazione, che è il momento in cui si schiaccia il tasto pausa nella vita di tutti i giorni, e poi una ritenzione del respiro a polmoni pieni, che è il momento in cui noi andiamo a caricare quello spazio che abbiamo creato prima. Bene, cominciamo assieme. Tu non andare sulla tastiera, perché sennò magari succede qualcosina che non deve succedere, ok? Cominciamo. Inspiriamo completamente dal naso e poi espiriamo completamente e lì restiamo il più a lungo possibile. Io andrò a farlo assieme a voi, quindi vi suggerisco già da ora
Quando nell'espirazione sentite proprio un'urgenza di inspirare, si può andare a prolungare questo stato prendendo un breve inspiro e ributtando tutto fuori. Proviamo a farlo assieme. Prima di entrare nell'espirazione profonda, quando alla prossima ispirazione in cui vi trovate, inspirate completamente e poi lasciate andare con calma. Si può tornare poi a un respiro normale e come pratica sento che oggi lo potremmo ripetere ancora una volta almeno. Andiamo stavolta però a respirare prima un po' più velocemente, perché prima abbiamo rallentato per entrare in quello che è il ritmo un po' del sistema parasimpatico e anche un po' della sottigliezza, ma visto che Eileed, questa cerbiata, ci chiama anche alla presenza, andiamo a dare un po' di energia al nostro respiro, quindi ripetiamo la stessa sequenza, ma partiamo da un ciclo di respirazione molto più veloce. E 1, 2, 1, 2. Quando andate a inspirare, contraete anche il pavimento pelvico, quello vi dà ancora più energia durante l'inspirazione.
e anche durante il trattenimento dell'espirazione, quello è il momento in cui l'energia va mandata su, va fatta salire, va fatto riempire il nostro campo quantico. Quindi in inspirazione si contrae il pavimento pelvico, in espirazione si lascia andare. Prepariamoci la ritenzione, inspiriamo completamente e fuori completamente. Certo, possiamo prolungare anche l'inspirazione, però direi che per la nostra pratica adesso siamo a posto e per poter cominciare. Volevo comunque condividere una cosa che mi piacerebbe molto sentire anche cosa provate voi, ma quando si crea questa pausa nel respiro, soprattutto durante l'ispirazione, a me viene in mente un po' un supereroe che ho visto, in particolare è una sorta di Flash,
Non è proprio Flash perché viene da un altro film, quello che è venuto in mente a me, non ricordo se si chiamasse Quicksilver o qualcosa del genere, degli X-Men, ecco. Ed è talmente veloce che tutto il resto sembra che si fermi, che si blocchi attorno. Ecco, in questa dimensione di pausa del respiro sento un po' la stessa sensazione, come se ciò che viene messo in pausa è tutto attorno. Però, anche se io non sto respirando, mi sento molto presente e attiva in questo spazio. Credo che possa essere simile anche per voi, ma potrebbe essere diverso e mi farebbe molto piacere sentire come volete descrivere questi spazi. Ho anche la pausa del pieno e invece la sento molto vibrante, il cuore batte e tutto comincia a illuminarsi. Per me si carica, ma si carica proprio, vedo una luce, vedo che si carica e si illumina. Ebbene, adesso passiamo finalmente alla nostra pratica vocale e è tutto molto improvvisato oggi, ma direi di partire con le nostre vocali, che sono la cosa più semplice da far vibrare, e andiamo a cercarle come se sgorgassero dal silenzio. E ve lo dico, oggi non ho neanche provato prima gli esercizi, quindi con voi mi permetto di sbagliare, di errare e di cercare, ma questo è anche quello che vuole essere un po' questa pratica. E quindi cominciamo ad andare a cercare nel silenzio la nostra A e la portiamo piano piano fuori, nella quotidianità, nella presenza. Cerco di portare fuori esattamente la A che trovo, la prima A che si aggancia nel silenzio. Cerco di mantenerla. Non so, spero che non sentite, ma come sa che è partito un soffiatore o qualcosa? È proprio una vibra. E ritorno a cercare, vedere se c'è un altro tipo di A da qualche parte da portare fuori, quella che vuole emergere, quella che ha voglia di essere portata qui ora.
Qui insistono con questo soffiatore, spero che passino in fretta e che non dovrò ripulire un po' troppo il suono. Andiamo avanti ancora con un paio di A, perché ce ne possono essere diverse che vogliono emergere. Vi invito proprio a lasciare emergere quella che vi richiede di uscire fuori e cercare di mantenere proprio quello che trovate. E dare solo più presenza. Eh sì, benvenuta Miele, noi faremo esercizi di voce molto spesso. Sì. E passiamo ora alla nostra E. Ops. Vibrazioni ci risanano. Ho deciso di fare dei lavori qua sotto casa ora. Andiamo a cercare perché comunque in ogni momento, con ogni ostacolo, noi riusciremo a fare la nostra pratica.
Buongiorno, voce. Non sulla tastiera. Lunghi lavori in corso. Passiamo alla I sperando di riuscire a ripulire questo audio. Andiamo proprio a cercare la I, quella che vuole emergere.
concentratevi proprio su dove vi risuona dentro, andate a cercarla da dove emerge e portatela fuori. Certo, quando il soffiatore o cosa cavolo sia che stanno usando qua fuori non va al massimo, è molto più semplice per me. E mi rendo proprio conto che però con la concentrazione possiamo restare. È un bel esercizio. Riuscire nonostante la situazione. Il gatto miagola. Passiamo alla nostra O. Fate un paio di respiri che ravvivo il fuoco e torno. Preparatevi per la O. Eccoci di ritorno, andiamo a lavorare, andiamo a cercare la nostra O nel profondo e portiamola fuori.
Notate come è diverso andare a cercare ogni vocale, per qualcuno potrebbe essere più facile trovarne una che un'altra. Facciamo ancora un paio di Sento di dover dare un po' più di meraviglia a questa O. Quando troveremo il tuner, cosa che è tra i miei prossimi upgrade, voglio proprio andare a conoscere un po' le note e andare a cercare di vibrare in queste note. Passiamo ora tra i miei agolii di miele alla nostra U.
Tornato il soffiatore, devo riconcentrarmi sul trovare dentro. Questa pratica vi assicuro che è fatta nel bosco e di grande ispirazione, perché andare a trovare i suoni assieme nel bosco, con il bosco che vibra, è bellissimo. Provate nella prossima vostra passeggiata a cercare il suono che emerge piano da dentro, dal profondo, e poi dargli forza e portarlo fuori e cantare col bosco. Anzi, sicuramente una delle nostre pratiche l'andremo a fare nel bosco, e adesso è un po' freddo, quindi aspettiamo qualche settimana che si torna a scaldare la temperatura, ma assolutamente sì. Credo che Miele abbia fame. E chissà, riuscirai a aspettare un pochino che c'è la pratica adesso. E piccola, sempre fame. Adesso facciamo che andiamo a... Beh, forse intanto è meglio che qualcosina da mangiare glielo do, perché è piccina. Allora, facciamo così. A me serve molto poco per darle da mangiare, però vi do già le indicazioni per il prossimo esercizio. Tornate a respirare per almeno 2 o 3 respiri, inspirando 4 ed espirando 8, per staccare da questo esercizio e prepararci al prossimo. Nel prossimo andremo a connetterci con l'immagine del cerbiatto e vi darò delle indicazioni, delle parole chiave, un po' praticherò con voi e un po' mi asterrò dalla pratica per potervi guidare con delle ispirazioni. E voi continuate il suono, lasciate emergere anche le melodie che sentite, non preoccupatevi di come sono e come debbano essere, potrebbe emergere una melodia di una canzone che conoscete e potrebbe arrivare qualcosa di completamente strano, inaspettato, ma proprio questa pratica condivisa serve soprattutto nelle prime lezioni per non entrare nel giudizio. Saranno altri tipi di sessioni quelle che andranno in specifico magari a trovare il tono, a perfezionare, ma qua siamo proprio all'inizio, siamo proprio nel totally free, e quindi lasciate proprio uscire quello che deve uscire, perché solo lasciando uscire quello che deve uscire se ne può prendere il controllo. Se non lo lasciamo emergere, resterà sempre fuori controllo e qualche volta uscirà quando meno ce l'aspettiamo.
quindi benvenuti tutti i suoni. A tra poco, buona respirazione. Una piccola affamata, ti preparo il cibo. Yes, lo so che hai sentito il profumino. Mi è affamatissimo. Eccoci qua, pronti per entrare completamente nell'energia di sottigliezza, grazia e femminilità che ci ispira la cerbiatta. Andiamo ad immaginarci di entrare in questo bosco fatato. È un momento in cui il bosco è verdeggiante, il sole sta cominciando ad alzarsi e la sua luce passa attraverso le foglioline verdi e gioca con dei riflessi. Da lontano vediamo un movimento, forse il vento, forse c'è proprio un animale, e ci immaginiamo di vedere in lontananza una testolina che fa capolino da dietro un cespuglio ed è una cerbiatta affatata, bianca, splendida, che ci ha visto, non scappa, non viene però nemmeno verso di noi, comunica a distanza, cerca di connettersi con noi e noi con lei attraverso un canto.
Lasciate emergere il canto che vi emerge. E ogni tanto ascoltate se la cerbiatta risponde, se la cerbiatta si avvicina, se si allontana, se si nasconde, se vi si mostra. Connettetevi attraverso il canto. Qualsiasi canto emerga. Continuate a cantare per la cerbiatta e vi invito a entrare sempre di più in questa visualizzazione e, perché no, possiamo alzarci in piedi e permettere anche al nostro corpo di entrare in presenza più completamente. La nostra presenza fisica, che bene, io scompaio ma sono legata alla cuffia con il cavo, vediamo se riesco a, ecco, magari così, stando in piedi possiamo andare a trovare questa grazia anche nel movimento e quindi trovare il suono anche che vuole andare a comunicare con la cerbiatta. La cerbiatta è molto forte, la sua grazia non è abbandonata, è presente, ha un portamento, un movimento portato, aggraziato. Lasciamo quindi emergere sia il movimento che il suono. Possiamo andare a dedicare una danza e un canto, che è il nostro modo per entrare in connessione con la natura. Emettiamo tutti dei suoni, non emettiamo tutti dei vocaboli. E quindi continuiamo
a lasciarci andare, entrare sempre di più nella dimensione, nel bosco della cerbiatta, e cerchiamo di avvicinarci sempre di più. Andate un po' avanti voi, state sul range che più vi piace. Non deve per forza essere acuto, io ho espresso quello che è uscito, cambia moltissimo di volta in volta. Se vi sentite entrare in una dimensione molto ispirata, mettete in pausa e continuate da soli, non dovete seguire questa registrazione. Questa è per darvi l'ispirazione e per chi vuole essere accompagnato un po' e vuole esplorare un po' il suono assieme. Allora benvenga, si può connettere, seguire, e però vi assicuro che se partite in una vostra connessione, la cosa migliore è pausa questa registrazione e ci vediamo dopo. Viaggiate, viaggiate, viaggiate nella vostra dimensione speciale. Hey.
Hey na na hey na na hey 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 la cerbiatta se si è avvicinata veramente, se non lo ha già fatto adesso, è lì accanto a voi. Fate qualche passo assieme, dirigetevi verso il ruscello. Il ruscello che si unisce al canto. E assieme intonate il meglio, perché diventa un coro e voi li sentite nella vostra mente, nel vostro cuore, nel vostro corpo vibrare. Li ascoltate e poi vi unite al loro canto. May, may, may.
Adesso che abbiamo sperimentato liberamente, lasciando emergere qualsiasi cosa, fondamentalmente, possiamo cominciare a chiederci, qual è il ritmo, qual è la melodia di oggi in tutto quello che è emerso. E magari io mi torno a sedere, scusate perché ho un teggio, potrei darvi un pochettino fastidio, ma io purtroppo in questo senso prendo le onde e mi muoverei anche meglio senza le cuffie, quindi poi andiamo domani nella pratica del corpo a muoverci un po' meglio senza cuffie. Quindi andiamo adesso, come conclusione della nostra pratica di voce, a cercare quella che è invece la canzone proprio di oggi, quella trovare quel ritmo ripetitivo che poi possiamo continuare a richiamare un po' durante tutta la giornata. E è molto personale, quindi come al solito io qua vi posso condurre al momento
in una sperimentazione, quando lo trovate, trovate il vostro, mettete in pausa e continuate a concentrarvi sul vostro. Bello anche farlo sotto forma di coro, ma adesso che non siamo in presenza, non possiamo unire le nostre voci, questo lo faremo qualche lezione. E quindi per ora andiamo di nuovo, torniamo in questa scena, torniamo nel bosco con la cerbiatta e facciamo un po' di respiri mentre ci immergiamo di nuovo nella scena e poi andiamo a cercare nel silenzio quella melodia che nasce e la portiamo fuori. Nay nay ya, 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 nay nay ya.
Bene, oggi è emersa questa. Mi accorgo che ci stiamo avvicinando alla fine. Miele mi ha chiamato. Mi ha chiamata. E quindi ci avviciniamo alla conclusione. Ritorniamo in presenza. Beh, potete farlo anche un po' con calma, spero che abbiate messo in pausa, che avete trovato la vostra canzone. A me sembra ancora un po' strano registrare, perché vi assicuro, queste cose non le ho mai fatte registrate, solo live, e molto più spesso in natura che in casa. E quindi le vibrazioni sono diverse, ma mi piace questa sfida, mi piace crescere con voi e mi piace anche sentire i vostri commenti. E fatemi sapere se c'è qualcosa che desiderate affrontare, è sempre molto interessante. Fatemi anche sapere cosa vi portate da questa pratica condivisa. E niente, per il resto la promessa è ovviamente che le questioni tecniche miglioreranno, ma credo che sarà proprio un'avventura. Mi voglio godere io stessa di vedere, vivere, senza il D, vabbè. Buona la prima. Mi piace vedere questa crescita e proprio per questo la testimonio. Voglio mantenere questo spazio di pratica condivisa del giovedì e del venerdì come uno spazio molto spontaneo, e mentre mi sto dedicando ad altre cose più strutturate, mi piace avere sempre questo momento invece dedicato alla spontaneità. Per questo anche per voi l'indicazione è: entriamo nella spontaneità, e questo è lo spazio giusto. E ogni spazio ha la sua caratteristica, la sua dedica. Salutiamo la nostra cerbiatta e ci portiamo la sua energia in tutta la giornata. E beh, se volete continuare a seguirmi, innanzitutto, come si fa da bravi nei video YouTube, si mette il mi piace, si va a cliccare la campanellina, e in particolare per queste lezioni che sono invece in un link nascosto, dovrete anche scrivermi. Tanta roba, ma è così. Dai, ci vedremo presto assieme e non vedo l'ora di condividere lo schermo con altri di voi. A presto.